Shalom, shalom, shalom. Shalom. Eccoci qui un altro giorno per le vie per portare il messaggio del Padre Yahweh Shemiroshai, per portare la verità ai figli di Israele che sono sparsi nei quattro punti della terra. E prima di iniziare vogliamo dare tutti i lodi dovuti al Padre. I nostri doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che ci hanno insegnato questa verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Ala, Israele, che sono sparsi nei quattro punti della terra. E sì, come vedete stanno succedendo un sacco di cose e sappiamo che siamo proprio alla fine di questo regno dei malvagi. E sappiamo che attraverso le scritture, attraverso lo spirito, la Ruach Kodesh, che i veri figli di Israele sono i così chiamati negri, nativi americani e latino, e anche coloro che sono sparsi in diverse parti del mondo, in diversi paesi, e possono anche assomigliare i paesi dove si trovano, ok? Do la parola a sacerdote, vai. Sì. Leggo dal capitolo 4. Se vuoi dire qualcosa prima e... Con questo è Baruch, capitolo 4, versetto 1. La sapienza è il libro dei comandamenti di Dio, è la legge che sarà valida per sempre. Tutti quelli che sono fedeli camminano verso la vita, invece chi l'abbandona va verso la morte. Come diceva Yaraya, fratello Yaraya, noi stiamo portando qua la verità della Sacra Bibbia. Stiamo avvertendo il vero popolo di Israele, così chiamati negri, latini e nativi indiani d'America, a ravvedersi, a convertirsi e a tornare a servire il Padre Onnipotente, Yahweh, che è il nome del Padre, e Yahweh Shai, Ba Hashem significa nel nome, Yahweh Shai è il nome di suo figlio, nell'antico ebraico, e invitiamo, non siamo qua a chiamare il popolo di Israele, a chiamare la gente nel nostro club. Non siamo qua a chiamarli nella nostra religione, ok? Perché qua non stiamo portando nessuna religione, anzi stiamo chiamando fuori dalle religioni i veri figli di Israele. Perché? Perché siamo qua, stiamo avvertendo, ok? Siamo qua per le strade e per le vie, non per chiamare a nessun club, a nessun privé, a nessuna setta religiosa. Siamo qua semplicemente nello spirito di Yahweh Basham, Yahweh Shai, per chiamare, per avvertire i figli di Israele del giudizio che sta per venire su questo pianeta terra qua, e di convertirsi e di tornare a servire l'Altissimo Yahweh Basham, Yahweh Shai, attraverso la sua scrittura, tornare a cibarsi del vero cibo che è la parola di Yahweh Basham, Yahweh Shai. E come ci dice il libro di Baruch al capitolo 4 versetto 1, la sapienza è il libro dei comandamenti di Yahweh Basham, Yahweh Shai, è la legge che sarà valida per sempre. Perché questa è la legge, sono questi i comandamenti che sono validi per sempre. E adesso oggi qua nel mondo vediamo come l'autoproclamato uomo bianco Esau Edom, la nazionalità biblica, sta imponendo le sue leggi, sta obbligando alle sue restrizioni, alle sue regole. E qua adesso sta la decisione a seguire il libro della vita, i comandamenti di Yahweh Basham, Yahweh Shai, o di seguire le leggi dei diavoli di questa terra, degli Edomiti, di Esau, che stanno obbligando l'intera umanità, l'intera popolazione del mondo, a prendere il loro marchio, ok? Che noi non siamo solo a chiamare il vero popolo di Israele, ma siamo ad avvertire a tutte le nazioni di questo. Bene, rileggi il primo versetto là. La sapienza è il libro dei comandamenti di Yahweh Hashem, Yahweh Shai, è la legge che sarà valida per sempre. Ok, questa legge è valida per sempre, ok? E la sapienza vera sono i comandamenti del Padre, ok? Questa legge è valida per sempre, perciò non è vero quello che dicono le religioni, i cristiani, che la legge è stata cambiata, che ora possiamo vivere come vogliamo. Yahweh Shai è venuto a morire per renderci liberi dalla legge. No, la legge è un modo di vivere, ok? La legge è un modo di vivere di cui siamo un popolo presi a parte, ok? E abbiamo delle leggi da seguire. E dice: coloro che lo seguono
vivranno e coloro che non lo seguono moriranno. Prendiamo un precetto veloce per piacere, il libro di Giosuè 1:8. Questo è Giosuè capitolo 1 versetto 8 che dice: questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, abbi cura di metterlo in pratica, poiché allora salaglia, abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Infatti ora è facile capire il motivo perché siamo nella situazione che ci troviamo oggi, ok? Parlando della casa di Israele e parlando anche dei malvagi, perché stiamo seguendo la strada dei malvagi. Vedete come è tutto contrario, non funziona niente, non va niente bene, ok? È tutto perché abbiamo abbandonato queste leggi qui. Il libro di Giosuè 1:8 dice che non deve partire mai dalla nostra bocca, è un modo di vita, è una cosa che dobbiamo tenere per sempre. Anche perché comunque è la sapienza. È la sapienza. Cioè, il libro della parola di Jacob HaShemiyoshai è la sapienza. Lo dice proprio, la sapienza è il libro dei comandamenti. Quindi tutti oggi, no, il nostro popolo, la nostra gente, che va dietro alla sapienza dei diavoli, dietro alla sapienza degli uomini, dietro alla sapienza della carne. Prendi per piacere il libro di Salmi 1, questa cosa che stai dicendo, capitolo 1, versetto 1. Perché come dice il fratello, se stai dietro la sapienza di questo mondo, sei fuori proprio dalla sapienza del Padre. E la sapienza di questo mondo sappiamo che è stoltezza davanti al Padre. Così chiamati chissà cosa, scienziati, professori di questo mondo, non hanno la sapienza, perché la vera sapienza si trova in questo libro qui. Questo è Salmi capitolo 1, versetto 1. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori. Scusami, che cosa è il peccato? Possiamo prenderlo dal libro di Giovanni? Giacomo, scusami. È Giacomo. No, Giovanni. Primo Giovanni 3:4. Primo Giovanni, ok? Perché dice che beato a coloro che non si siedono nella congregazione dei peccatori. Ora vediamo che cosa vuol dire peccare, ok? Questo è Primo Giovanni capitolo 3 versetto 4 che dice: chiunque commette il peccato trasgredisce la legge, il peccato è la violazione della legge. Ok, il peccato è la violazione della legge. Ora sentiamo cosa dice il libro di Salmi 1:1. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, che siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore Yahweh Hashem Yahweh Shai, e su quella legge medita notte e giorno, giorno e notte. Beato a coloro che non stanno, che non prendono consigli da coloro che non seguono le leggi del Padre. Se il peccato è la trasgressione della legge, vuol dire che coloro che vi danno la legge, se non seguono questo libro qui, state andando dietro ai trasgressori, ok? Leggiamo, continuiamo, 2:3. Salmi 1. Ma il cui diletto è nella legge del Signore Yahweh Ba'asham Yahweh Shai, e su quella legge medita giorno e notte. Beato a coloro che... Che cosa dice? Che loro... Coloro che il cui diletto è nella legge. Il cui diletto è nella legge, ok? Perché se conosci queste leggi che sono nelle scritture, che sono ben 613, che non sono tantissime da seguire, sono molto meno della legge della comunità che ci guida oggi, ok? Sono molto meno pesanti, infatti. C'è la scrittura che dice: le mie leggi non sono un giogo pesante, le mie vie sono facili, e il mio... Hai capito? E dice, mi sa, Matteo... Sì, adesso...
Questo è Matteo capitolo 11, versetto 28, che dice: venite, questo è il nostro Signore Yahweh Shai che parla, e dice: venite a me, voi tutti che siete afflitti e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Cani, il Padre ci dà dei carichi molto facili, ok? Possono sembrare non facili per i desideri della carne, dell'uomo carnale, ma il giogo del Padre è meno pesante del giogo che ci pongono i nostri oppressori, ok? È vero o no? Infatti purtroppo la nostra gente va dietro. Infatti l'Altissimo ci ha offerto una sapienza che non viene dalla carne, una sapienza che viene per mezzo dello Spirito, una sapienza che nel quale per mezzo dello Spirito Santo, nel nome di Yahweh Shai, puoi sbloccare le parole della sapienza e della conoscenza che sono in questo libro. Il libro della legge è il libro dei comandamenti. Ma la nostra gente vuole andare dietro alla carne, vuole andare dietro all'uomo, vuole fidarsi della carne, che è polvere la carne, e automaticamente abbandoni la sapienza, abbandoni il Signore. Infatti si vede il giogo pesante che sono stati posto su tutti i popoli, ok? Si vede? Questi giorni qui, se non vai a letto con la Vanessa, che sapete che cosa è, la punturina là, non potete lavorare, non potete fare certe cose, questi sono giochi pesanti, e questi che vi pongono. E vi hanno purtroppo anche creato una soluzione, di cui la scrittura dice contrariamente che non dobbiamo fare dei tagli sotto pelle. Perciò questo libro deve rimanere un lumino ai nostri passi, perché se uno vuole sentire dal Padre, non è che il Padre viene a parlarti direttamente, il padre ti parla attraverso i sogni. Alcuni uomini hanno sentito direttamente il Padre che si parla di Mosè, ok? E credo che è stato solamente Mosè che il Padre ha parlato direttamente in faccia. Gli altri uomini sono stati attraverso visioni di notte. Attraverso i profeti. Ok? E il Padre ti parla attraverso il suo libro, perché tutte le sue parole sono qui. Infatti, questo è Proverbi, capitolo 28, versetto 4, che dice: quelli che abbandonano la legge lodano gli empi. Coloro che abbandonano il libro, la conoscenza e la sapienza dell'Altissimo Yahweh Hashem Yahweh Shai, lodano gli empi. Cosa significa lodare? Adulare, servire, andare dietro, obbedire, stare soggetti agli empi. Chi sono gli empi? I diavoli di questa terra. L'autoproclamato uomo bianco, Esau Edom. Okay? Coloro che oggi governano il mondo, coloro che oggi hanno potere, il nuovo ordine, coloro che il mondo non vuole vedere, il nostro popolo non vuole vedere, non vuole essere annunciato di queste cose. Questo è Proverbi capitolo 28 versetto 4, che dice: quelli che abbandonano la legge lodano gli empi. Ok, se prendete il libro di Apocalisse capitolo 13, leggendo dal versetto 16, si capisce già di che cosa si parla. Il Padre ci ha dato certe istruzioni, se tu non segui quelle istruzioni stai adorando degli uomini, stai andando dietro degli uomini, ok? Coloro che vanno dietro a queste cose che non dice il Padre, vanno dietro ai uomini, e questi passi che questi uomini stanno spingendo, arriverà questo che vi sta facendo vedere il fratello, arriverà questo, ok? Come chiude il precetto: quelli che abbandonano la legge lodano gli empi, ma quelli che l'osservano fanno loro la guerra. Infatti come sono visti oggi tutti quelli che rifiutano la cultura, come sono visti? Come nemici. Infatti è una guerra oggi, loro stanno facendo una guerra mediatica, attraverso le pubblicità stanno facendo terrorismo psicologico. Infatti non a caso vediamo in giro tutta la gente con le mascherine qua, perché hanno fatto la guerra. Questa è la nuova guerra, questa è la guerra 2.0, non la guerra che si combatte con le armi, con i fucili. Questa è la guerra mentale, ok? Arriverà anche quello, sì. Questa è la guerra che vi prende l'anima, lo spirito, la mente. Infatti.
Infatti coloro che non hanno questa verità qui, guarda che fine fanno. Ma quelli che lo osservano fanno loro la guerra. Perché? Perché due sono le strade. Due sono le scelte. O con me o contro di me. Il nostro signore Yahawa Shai ci ha detto. Dice o con che me. Non puoi avere due maestri. Che o ami uno più dell'altro. Finiresti per amare uno più dell'altro. Perché il padre dice certe cose, e allora se non fai quello che dice il padre, vai a fare quello che dicono gli uomini, ok? Stai già andando contro il padre, ok? Stai lodando gli uomini, giusto? Bene. Qui tornando a Baruch, capitolo 1, la sapienza è il libro dei comandamenti di Yahawah Ba'asham, Yahawah Shai, è la legge che sarà valida per sempre. Ok, come ha detto mio fratello Yaraya prima, Khan, Yahawah Shai, colui che il mondo dall'ignoranza chiama con il nome di Gesù, nostro Signore e Salvatore, non è venuto ad abolire la legge, ok? Come lui stesso, nel Matteo 5,17 ci dice, io non sono venuto ad abolire la legge, perché Yahawah Ba'asham, Yahawah Shai ha dato dei comandamenti, istruzione, sapienza, per mezzo della sua legge. Il suo figlio non è venuta ad abolirla, ma è venuta a confermarla, che è diverso, è venuto a darci la piena conoscenza della legge del padre, ok? È venuto a darci il pieno intendimento e soprattutto è venuto per farci adorare e servire il padre, non più in carne, ma in spirito, servendo questa legge non più per carne, per tradizione, come a oggi fanno i musulmani o come fanno le altre... Sì, ma i cristiani sono i più ipocriti del mondo, perché loro dicono ma non fanno. Almeno i musulmani un bluff lo fanno, qualcosina lo fanno, però non lo fanno per fede, ma lo fanno per tradizione, che è diverso. E le tradizioni, sappiamo che le tradizioni sono degli uomini, non appartengono all'Altissimo. In poche parole, le religioni, diciamo, cristianesimo e Islam, sono nella stessa barile, mettiamo così, perché l'Islam viene fuori dal cristianesimo, sappiamo che è una creazione del Vaticano. Ecco perché ci è stato chiesto di studiare per essere approvati, sai, dividendo le parole della verità a quelle delle menzogne. Continuando, questo è Baruch 4.1 che dice: è la legge che sarà valida, la sapienza e il libro dei comandamenti di Yahawah Ba'asham, Yahawah Shai. È la legge che sarà valida per sempre. Tutti quelli che le sono fedeli camminano verso la vita, invece chi l'abbandona va verso la morte. E ricordatevi che avevamo letto dal libro di Primo Giovanni 3:4 che la trasgressione della legge del padre è il peccato, ok? E ricordatevi cosa dice il libro di Romani capitolo 8:32 che dice il salario del peccato è la morte, ok? E sto parafrasando, e la promessa del padre dunque è la vita eterna, perciò chi abbandona queste parole inizia automaticamente a camminare in trasgressione, ok? Perché chi abbandona le leggi del padre lo trasgredisce, come dice il primo libro di Giovanni, ok? Che sia chiaro, cioè la disubbidienza, come ci insegna nel secondo libro di Samuele, la disubbidienza è come l'idolatria, cioè la disubbidire, scegliere di non ubbidire all'Altissimo, stai scegliendo di ubbidire. C'è anche scritto che l'ubbidienza è meglio del sacrificio. Sempre in secondo Samuele, in primo Samuele lo prendo subito. E poi ricordatevi comunque che non è che saremo salvati da queste leggi qui, ok? Non saremo salvati da queste leggi, ma questa legge è la strada da prendere, ok? Non saremo salvati attraverso questa legge perché ci troviamo in situazioni di schiavitù adesso, che non tutte le leggi possiamo mettere in pratica. Coloro che stanno governando questo regno in malvagità non ci permettono di fare alcune leggi. Per esempio, qualcuno dovrebbe lavorare nel giorno di Shabbat, se no non mangia. Perciò diciamo che in questo periodo siamo in periodo della grazia. Ma che cosa significa il periodo di grazia? Non vuol dire che dobbiamo proprio allontanarci.
quelle cose che riusciamo a mettere in pratica al meglio della nostra capacità, lo mettiamo in pratica. Se no, verrà chiesto da ognuno di noi. Perché tanti dicono, tirano fuori quel versetto che dice che non siamo giudicati attraverso la legge. Ok? Che è vero che non saremo giudicati attraverso la legge, ma la legge è la via che ci condurrà al Padre. Ok? È un modo di vivere. Siamo un popolo particolare preso dal Padre, un popolo messo a parte. Se 1 Samuele capitolo 15, versetto 22, Samuele disse: Yahweh Ba'asham, Yahweh Shai, gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto all'ubbidire alla sua voce? Se vogliamo portare un esempio ai giorni d'oggi, come la nostra gente pensa di fare questi sacrifici. Sacrifici può andare in chiesa, che, fare il segno dei croci. Sì, questi sono i sacrifici che fanno. Sacrifici del giorno d'oggi, oppure comunque celebrare questi riti, queste tradizioni degli uomini, andare dietro, oppure anche sacrificarsi prendendo la puntura. Pensano di sacrificarsi e dire: dai, facciamo questo sacrificio, ci mettiamo nelle mani del Signore. Perché questo è quello che fanno gli ipocriti oggi, ok? Gli ipocriti oggi vanno nelle mani del diavolo e dicono: ah, siamo nelle mani del Signore. Ma è una scelta difficile camminare secondo la legge, secondo i comandamenti, camminare nella via che nostro Signore Yahweh Shai ci ha dato l'esempio. Non è facile, perché abbiamo visto poi a nostro Signore Yahweh Shai cosa gli hanno fatto, ok? L'hanno messo in croce, l'hanno crocifisso. Quindi non è facile camminare nelle sue vie, ok? Non è una passeggiata camminare nelle sue vie, ma è difficile. Comunque c'è anche da dire che, come dice il versetto che hai letto là, è un capitolo 11 del libro di Matteo, che il mio giogo non è pesante. All'inizio può sembrare tutto difficile, come dice Ezechiele, una volta che mangi queste parole, ti è dolce nella bocca, poi diventa amaro, ok? Non è facile, ma dopo il Padre ti darà lo Spirito per supportarlo, come dice il primo libro di Corinzi. Mette 6, alla prova la nostra fede. Così si mette alla prova la nostra fede. Che come ci dice il libro di Siracide, Sirach Ecclesiasticus 2:1, figlio mio, se vuoi servire il Signore, preparati alla prova. Ok? Non è che tu dici voglio servire e sei visto e ti fai la corsetta tra le valli con le pecorelle stile Heidi, ok? No, ma sei messo alla prova. E come vieni messo alla prova? Come ci dice in Zaccaria, a capitolo 13, al versetto 9-10, due terzi del mio popolo saranno sterminati, ma l'altro terzo lo metterò nel fuoco. Lo proverò con il fuoco, lo proverò. E questa è la prova, la durezza. Basta vedere oggi come se ci si oppone a questo governo di diavoli, come siamo messi alla prova. Non si può andare a lavorare, non si può andare al ristorante, non si può andare da nessuno, non potete fare nulla, non potete fare, e a breve non potrete toccare neanche i vostri conti bancari se non prendete il marchio della bestia, cioè il microchip. Qua sta la prova. La prova è reale. Non vi stiamo parlando di prove di come fanno le chiese, che la prova è immaginaria, cazzo, la sofferenza è così. La prova è reale, qua e adesso. La stiamo vivendo, sta qua la scelta, è live. È come ci dice secondo 1 Samuele, capitolo 15, versetto 22, Samuele disse: Yahweh Ba'asham, Yahweh Shai, gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto all'ubbidire alla sua voce? No, l'ubbidire è meglio del sacrificio. Dare ascolto vale più che il grasso del montone. Infatti, la ribellione è come il peccato della divinazione e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli domestici. E poiché tu hai rigettato la parola del Signore Yahweh Ba'asham Yahweh Shai, anche egli ti rigetterà come re e anche egli ci rigetterà a noi. Non pensiamo che noi, qua tutto il nostro popolo, andando avanti, seguendo il proprio cuore, come vi dicono queste religioni sataniche, seguendo il tuo cuore, saremo, e allontanandoci dalla parola dell'Altissimo, siamo con l'Altissimo. No, no, no. Se noi rigettiamo
come abbiamo fatto, se noi abbiamo rigettato le parole dell'Altissimo, allo stesso modo verremo rigettati loro, ok? Che l'Altissimo è bilanciato, è un potere bilanciato e non ci si può beffare dell'Altissimo. Come ci dice il libro dei Galati, al capitolo 5, versetto 6, al capitolo 6, versetto 7, non vi ingannate, non ci si può beffare di Yahweh Bashem, Yahweh Shai, quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Preparatevi a quello, a ciò che seminate, a ciò, a come vivete, così sarete ricompensati alla fine. In quello che confidate, da quelli troverete salvezza. Confidate nell'uomo, l'uomo vi salverà. Vediamo come vi salverà l'uomo alla fine dei tempi, quando verrà il giudizio su questa terra qua. Confidi in Yahweh Bashem, Yahweh Shai, tieni duro alla prova, perché alla fine delle sofferenze, alla fine della sofferenza, ci sarà il premio. Andando avanti con Baruch. Versetto 2, e qua siamo a fare questo, quello che dice il versetto 2, Baruch capitolo 4, versetto 2, convertiti popolo di Giacobbe. Chi è Giacobbe? Giacobbe è Israele, ok? Giacobbe è il patriarca del popolo di Israele. Giacobbe è Israele, Israele è Giacobbe, il nome Giacobbe è Israele. Convertiti popolo di Giacobbe, popolo di Israele, Yasharala, aggrappati alla sapienza, lasciati guidare dallo splendore della sua luce. Ok, prima di tutto noterete che lì parla del popolo di Giacobbe, parla del popolo di Giacobbe perché queste leggi sono state date solamente alla casa di Giacobbe. Prendi il libro di Salmi 147 per piacere, legge da versetto 19, perché questa legge è stata data solamente a Giacobbe, ai figli di Giacobbe. Perciò a chi non gli è stato dato la legge non può camminare in essa. Ecco perché i malvagi che governano questo regno adesso non riescono a fare nulla di buono. Come dice quella scrittura là, puoi fare di dritto qualcosa che è nato storto. No, perché il padre li ha creato per questo. Il padre ha fatto degli idoli per tutte le altre nazioni, ma a Giacobbe ha dato i suoi statuti. Vediamo. Salmi capitolo 147 versetto 19 dice: egli fa conoscere la sua parola a Giacobbe, i suoi statuti e i suoi decreti a Israele. Egli non ha agito così con tutte le nazioni, e i suoi decreti essi non li conoscono. I decreti del padre Yahweh Shem Yahshai non lo conoscono. Leggi, c'è ancora un po' di più in quel versetto. E egli non ha agito così con tutte le nazioni, e i suoi decreti esse non le conoscono. Prendiamo il libro di Primo Pietro per piacere, 2:9, perché questa legge è stata data solamente alla casa di Israele, perciò il padre lo richiede sempre dalla casa di Israele. Okay. Primo Pietro capitolo 2 versetto 9 dice: ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è scelto, che si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Siamo un popolo eletto, un popolo scelto, ok? E la parola santo vuol dire messo a parte, ok? E qual è la differenza tra noi e tutte le altre nazioni? Questa verità, queste leggi statuiti che sono state date solamente ai figli di Israele, ok? Versetto 10 dice: voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Yahweh Basham, Yahweh Shai, voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Tutto questo è successo perché abbiamo discontinuato a seguire le leggi, ok? Abbiamo smesso di seguire le leggi. Che di qui arriveremo anche a questi nel libro di Baruch. Allora il padre ci ha abbandonato, ci ha lasciato nelle mani dei nostri oppressori, ma ora ha mandato poi suo figlio Yahweh Shai per essere il salvatore, a farci ritornare a lui.
Ecco perché una volta eravamo rigettati, perché abbiamo smesso di seguire i padri, di cui ne parleremo sempre nel libro di Baruch. Perciò lasciamolo. Ma che a chi si la misericordia che il padre ha fatto, come ci dice in Luca capitolo 2, e suo figlio Yahawashah, il nostro signore Yahawashah, la misericordia che ha fatto il padre onnipotente, perché ha mandato a raccogliere le pecore sperdute della casa di Israele, ha mandato per ricostruire il tabernacolo di Davide, la casa, questo tempio spirituale oggi, ok? Perché è spirituale il tempio che è venuto a costruire oggi. Infatti, come dice, voi che prima non eravate un popolo, perché siamo dispersi in mezzo alle altre nazioni, perché ci definiamo italiani, tedeschi, americani, francesi, africani, voi che prima non eravate un popolo, ma che oggi, per mezzo del nostro Signore Yahawashah, per mezzo del Santo Spirito che il Padre ci ha mandato nel nome di suo figlio Yahawashah, riconosciamo che siamo il popolo di Israele. Riconosciamo che siamo i figli, siamo la stirpe eletta, siamo il popolo della Bibbia, ok? E infatti siamo qua a portare questa verità, ok? Per questo, perché noi siamo dispersi e sparsi in tutto il mondo, che veniamo fuori per le strade e per le vie, basta vedere su internet fratelli da tutto il mondo che vanno fuori a insegnare questa verità e non ci mettiamo d'accordo tra di noi, Non siamo lì a dire, oh, questo giorno andiamo fuori e andiamo a predicare la verità. No, ognuno di noi, siccome siamo tutti quanti membra del nostro Signore Yahawashah, siamo tutti quanti un corpo, siamo guidati dallo Spirito. E qua sta la casa, il popolo che ritorna al vero popolo di Israele. Il vero popolo di Israele che ritorna per le strade e per le vie a chiamare, ad avvertire. Questo facciamo perché? Perché siamo guidati dallo Spirito Santo. E lo facciamo soprattutto perché abbiamo il timore del Padre e sappiamo quello che sta per accadere, allora cerchiamo la misericordia dalla parte del Padre. Ecco perché facciamo tutto questo anche. Vai. Giusto. Versetto 2 là non l'avevamo finito, abbiamo parlato solamente di una parte. Convertiti, questo è Baruch capitolo 4 versetto 2, convertiti popolo di Giacobbe, aggrappati alla sapienza, lasciati guidare dallo splendore della sua luce. Ok, come sapete, tiriamo sempre fuori spesso il libro di Salmi 91, e questa verità, come dice sempre il fratello Kalam, è una mappa, è una guida ai nostri passi, ci farà illuminare, ok? Questa verità è ciò che illuminerà. Perché in questo regno che stiamo vivendo adesso è pieno di tenebre, e la tenebre rappresenta l'ignoranza, ok? Parecchia ignoranza. Per riuscire a navigare in questa tenebre c'è bisogno di luce, e la luce sono queste leggi qua, queste parole, ok? Prendiamo per piacere il libro di Efesini 5, versetto 8. Bellino Tardino. Efesini capitolo 5 versetto 8 dice: perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore Yahweh Hashem Yahawashah, comportatevi come figli di luce. In passato eravamo in tenebre, prima di conoscere questa verità eravamo in tenebre, è per quello che dicevo che questo regno è pieno di tenebre. Perché sono pochi che hanno il cuore per fare il bene. E qual è fare il bene? Seguire i comandamenti stabiliti del Padre al meglio della propria capacità. Ok? Questo è fare il bene. E sono pochi che sono guidati a fare questo. Perciò camminiamo tutti in tenebre. Senza questa verità qui, senza queste parole, non avremo mai nessuna luce per navigare. Prendiamo libro di Salmi 119, bene. Se hai il precetto puoi tirare, sai. Leggi prima versetto 105, poi andiamo giù a 100. Salmi capitolo 119 versetto 105: la tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Ok? Queste parole sono una lampada ai nostri piedi, come ho detto, è una luce al nostro sentiero. Vieni versetto 130. Salmi capitolo 119 versetto 130: la rivelazione delle tue parole illumina
rende intelligenti i semplici. Ok, noi siamo i semplici, ok, perché la gente passa e non siamo complicati noi, cioè la gente passa e ci vedono così. Non siamo davanti alla TV come, non siamo presentati come professori, come chissà cosa, ma state attenti perché le scritture dicono diverso, che le sue leggi sono date ai semplici, ok? A coloro che sono visti come nulla. Vai. Baruch capitolo 4, versetto 3 dice: non dare la tua gloria agli altri. Non cedere i tuoi privilegi a popoli stranieri. Dai, e come facciamo a dare la nostra gloria agli altri? Ricordiamoci che il Padre, prima di tutto, dandoci i comandamenti, ha detto che è un Dio geloso. Ok, il Padre non condivide mai la sua gloria con gli altri. Ok, prendiamo Isaia, scusami, Isaia 42:8, sì. Isaia capitolo 42 versetto 8 dice: io sono Yahweh Ba'asham Yahweh Shai, questo è il mio nome, io non darò la mia gloria a un altro, né la lode che mi spetta agli idoli. Ok, perciò coloro che non fanno la volontà del Padre, coloro che non camminano nelle sue parole, indovina cosa fanno? Danno la gloria a altri dei strani. Ok, sappiamo che il nome del praticamente dare la lode agli idoli. Agli idoli cosa sono? Sono opere fatte da mano d'uomo, quindi è come stai dando la gloria agli uomini automaticamente. E per questo dice: non dare la tua gloria agli uomini, non dare la tua. E qual è la tua gloria? È il nostro tempo, ok? È il nostro sale, è il sale che abbiamo noi, il popolo di Israele, che siamo il sale della terra. Non diamo le nostre qualità al servizio degli uomini, ma le nostre qualità mettiamole al servizio dell'Altissimo. Come facciamo a metterle al servizio dell'Altissimo? Come ci dice il fratello, cercando di osservare al meglio delle nostre possibilità, al meglio delle nostre capacità, le leggi, i comandamenti, gli statuti. Così mostriamo fedeltà, così facciamo frutti, ok? Perché naturalmente i comandamenti, le leggi sono un manuale di istruzioni, sono le istruzioni su come vivere sul pianeta Terra e su come essere graditi all'Altissimo. E sappiamo che se viviamo per essere graditi all'Altissimo, l'Altissimo ci ripaga. L'Altissimo ci dà la possibilità di essere dei suoi strumenti, dei suoi servi, di servirlo. Per questo dice: non date la vostra gloria ad altri, non date la vostra gloria agli uomini, al quale soffio, al quale la carne ritorna polvere, ma diamola a colui che ci vivifica per sempre, diamola a colui al quale tutto è dovuto. Ok? Yahweh Ba'asham Yahweh Shai, il creatore dei cieli e della terra e di tutto ciò che è in essi. Infatti, come facciamo all'inizio dei video, diamo tutta la gloria, il potere e l'adorazione a Yahweh Ba'asham Yahweh Shai, perché il disegno è meraviglioso, perché la vita sul pianeta Terra è meravigliosa, ma ci ha dato nelle mani di questi popoli malvagi, di queste nazioni malvagie, per insegnarci che cosa significa dare la gloria agli altri uomini, cosa significa servire l'umanità. Essendo dunque nel servizio del Padre, serviamo l'umanità, serviamo tutto, okay? Il servizio più grande che l'uomo potrebbe fare è quello di essere in servizio al Padre. Infatti c'è la scrittura che dice tra i comandamenti: ama il tuo prossimo. Come fai ad amare il tuo prossimo se non stai osservando i comandamenti? Se amare il tuo prossimo al meglio della tua capacità vuol dire che devi mettere in pratica questi comandamenti qui, queste leggi e statuti. Che le leggi e i statuti sono un manuale di istruzione come ti devi comportare con il tuo prossimo, come devi amarlo. Devi amarlo non rubandogli la moglie, non rubandogli i soldi, non tradirlo, non diffamarlo,
comportandoti onestamente? Com'è? È per questo che dice ama il tuo prossimo. Ma come facciamo noi a sapere ama? Cos'è ama? Dagli un bacino qua e là? Amare, come ci dice il libro dei Romani, al capitolo 13, versetto 10, l'amore non fa nessun male al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. Adempiere la legge con il nostro prossimo, così lo stiamo amando. Ok? Lo stiamo amando insegnandogli la parola di Yahweh Bashem, Yahweh Shai, che è un comandamento che il nostro Signore Yahweh Shai ci ha dato a Pietro. Se mi ami, pasci le mie pecore, gli ha detto a Pietro. Così questo è il vero amore. Insegnare la parola, la verità. E poi se mettiamo in pratica al meglio della nostra capacità queste leggi e statuti, non saremo capaci di fare male ai nostri prossimi. Ameremo i nostri prossimi. Perché temi, perché temi. Bravo, la parola chiave è perché cominci a temere il Padre. Ma si vede che questa società che viviamo adesso è un amore falso, è un amore senza morale, ok? Entri in chiesa e dicono, oh, amo i miei prossimi, amo questo, amo l'altro, ma è tutto, sono parole vane, ok? Un amore senza morale, ok? Ipocrisia allo stato puro, ipocrisia significa proprio fingere. Attore, bravo. Significa fingere. Versetto 4. Baruch 4:4 dice, felici noi, o israeliti, o Yasharala, Yahweh Ba'asham, Yahweh Shai, ci ha rivelato quel che gli è gradito. Cane, questo è un privilegio. Questo è un privilegio quasi grandissimo. Ma profondi qua, eh. Eh sì, questo è un privilegio. Cioè, e poi il primo separatista, qual è la parola? Il primo separatista divide. È il padre, ok? Come abbiamo letto prima, ha creato un popolo diletto a lui. Ha solo a questo popolo ha dato le sue leggi e comandamenti. E beato a noi. Beato a noi. Infatti, i così chiamati figli di Israele, che sono i così chiamati negri, nativi americani, latino, ok? Vogliono sentire tutto tranne che essere figli di Israele. Tu gli dici che sono figli di Israele e hanno quella faccia storta tipo... Non credono. Gli va bene l'identità che i così chiamati uomini bianchi, diavoli della terra, l'hanno messo addosso, come puertoricano, cubano, brasiliano. Vogliono essere tutto, ma tranne essere figli di Israele. No, dico, non credono perché a portargli la verità, a portargli il messaggio, non è uno nella società messo alto. Cioè non è uno che nel suo stato sociale è un governatore, è un alto sacerdote di queste sette sataniche. Questo è la scrittura che hai letto poco prima, che ha dato le sue parole ai nieti. Quale, hai detto un precetto poco fa, che ha dato le sue parole ai nieti, ok? Non ha dato ai grossi della terra. Perciò non fanno fatica a crederci. Poi ci sono tanti precetti qui. No, almeno tre precetti riguardo questo versetto qua. E questo è un sindrome che si chiama la Stockholm Syndrome. Ok? Andatelo a cercare. È un sindrome che ci hanno fatto abituare, che hai questa tendenza di amore verso i tuoi oppressori. Ti opprimono e hai questa tendenza di tornare sempre a loro, di amarli. Si chiama il sindrome di Stockholm. Ok? Vai. Questo è Matteo capitolo 11, versetto 25, che dice: in quel tempo Yahweh Shai prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti. Sono i sapienti e gli intelligenti di oggi? Sono il virologo? Politici, virologo. Il virologo che vedete, il politico, dottore. Il governatore, il dottore. Sapienti e gli intelligenti di questo mondo? Dottore che qualche programma fa lo vedrà commentare sul calcio, poi tutto all'improvviso diventa un virologo. Prendiamo
hai finito di leggere la... Perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli, poiché padre, sì padre, poiché così ti è piaciuto. Ok, quindi sappiate che la verità della Bibbia al 100%, la vera dottrina, la sana dottrina, come si dice in inglese la sana dottrina? Sound doctrine. La sound doctrine arriverà dai piccoli, dai bassi, da quelli lì che vedrete nell'angolino, nella strada con la Bibbia in mano. Da lì arriva la scrittura. Okay? Da lì arriva la verità, perché l'Altissimo, come dice, c'è una scrittura che l'Altissimo si mostra grande con le cose minime. Attraverso le cose minime si mostra grande. Giusto per non fare poi gonfiare il cuore dell'uomo, allora il padre prende le cose minime per fare le cose grandi, ok? O come è successa la storia di Gideone. La storia di Gideone che si trova nella Bibbia, nel libro dei Giudici, che i diavoli ingannatori hanno preso e l'hanno trasformata nella storia dei spartani, dei 300 spartani. Questa è la storia dei veri 300 israeliti. Erano molto di più, ma il padre l'ha detto di ridurre i numeri, okay, per non farli vantare che attraverso i nostri numeri, attraverso la nostra potenza abbiamo fatto questo. Si trova nel libro dei Giudici al capitolo 6, la storia di Gideone e dei 300, che l'Altissimo per sconfiggere, come ha detto appena adesso il fratello, per sconfiggere un esercito di migliaia e migliaia di persone, ha detto 10.000 siete troppi, non voglio che affinché vinciate voi vi vanagloriate di te per merito nostro, solo 300 andranno a combattere, e in 300 ne hanno uccisi 15.000, ok? Proprio per farvi capire che con le cose minime, con i minimi l'Altissimo distrugge questo mondo. Infatti, se prendete un esempio, tutti i discepoli di Ahavashai erano, maggior parte erano dei pescatori, non erano uomini che hanno fatto scuola.